Dopo anni di assenza, Gualdo Tadino è tornato. Il Giro dell'Umbria, gara a tappe di ciclismo su strada rivolta alle categorie ciclistiche amatoriali maschili e femminili. Oltre 100 i partecipanti provenienti da tutta Italia, dal nord al sud dello Stivale. L'evento è organizzato da MC2 Bike del presidente Marco Cassetta in collaborazione con i comitati umbri di FCI e XEN sotto il patrocinio di Regione Umbria e dei comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Gubbio. Il Giro ha preso il via giovedì 25 luglio con il cronoprologo a squadre presso la pista ciclabile Adolfo Leoni, in cui sono state assegnate le maglie di leader di ogni categoria. Nella giornata odierna si è svolta la gara circuito presso la zona industriale di Gualdo Tadino. Domani, sabato 27 luglio, i corridori si daranno battaglia nella gara in linea denominata Ghigiano Antiorario, che toccherà i comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Gubbio e Valfabbrica. Un percorso della lunghezza di 78 km e con 970 metri di dislivello. Domenica 28 la kermesse terminerà con la cronoscalata dell'ascensione che porterà i corridori da Gualdo Tadino a Valsorda con una salita di 6,3 km al termine della quale verranno decretati i vincitori del Giro dell'Umbria 2024. La premiazione finale si svolgerà presso la Sagra della Tagliatella di Cartiere alla presenza delle autorità istituzionali. È una bellissima occasione, poi oggi si parte da questo impianto credo tra i migliori dell'Umbria e del Centro Italia, poi domani la gara in linea, poi la cronoscalata, insomma, giornate belle, importanti di sport, ma come vedo con molto piacere di amicizia, poi è chiaro che la competizione c'è, ma soprattutto c'è la voglia di ricominciare perché era un po' di anni che il Giro dell'Umbria non si faceva e siamo contenti che si faccia qua. Gualdo Tadino è stato sempre una società, un paese che ha dato molto al ciclismo, lo vediamo con questo splendido impianto e c'è da ringraziare solo i ragazzi qui di Marco Cassetta, MC2 Bike, che ha organizzato questo Giro dell'Umbria spettacolare. Oggi abbiamo assistito al prologo con tante squadre, tanti ragazzi, veramente bellissimo. Grazie anche al presidente Paffarini e l'OXEN con cui collaboriamo sempre, quindi direi che l'attività va avanti bene. Speriamo di farne ancora tante in questo impianto perché veramente merita, perché è un impianto veramente bellissimo. Prima cosa ringrazio tutti gli intervenuti a questo evento, ma soprattutto bisogna ringraziare Enrico Bianchi, ma lo sappiamo, ma io da presidente, anche da atleta, sono finito, sono morto, non è più per me, però lo ringrazio ovviamente, ma ringrazio soprattutto chi si è spostato, l'amministrazione comunale, il sindaco è ancora qui, coetaneo, quindi amici da vecchia data, comunque ringrazio tutta l'amministrazione, tutti coloro che ci hanno aiutato, il gruppo sportivo Avis e tutti quelli che ci aiuteranno in questi 3 giorni, cercheremo di fare il meglio possibile, però un doveroso ringraziamento va a tutti i corridori che sono venuti qui con noi a cimentarsi sulle nostre strade.